Bella raga, Power Roby, ho già fatto l'impasto, ma comunque benvenuti al mio canale, Power Roby, Filippine. Se non l'hai fatto iscriviti al mio canale cliccando qua a sinistra dove vedi lampeggiare, porta gente nel mio canale, fai iscrivere al mio canale, condividi i miei video, lascia il like se ti piacciono i miei video. Oggi in questo video, questa notte in questo video devo parlare piano. Bene, perché questa telecamera ha l'audio troppo compresso, troppo alto, l'hanno compresso troppo a livello hardware, questa AUSEC 4K, va bene? Questo video a 60 frame secondo, stavolta li ho messi 60, non 30. Dato che ho fatto una focaccia l'altra volta e mi è piaciuta molto, è un po' di giorni che mi balena nella testa di fare qualcosa di diverso. Allora, intanto ho fatto così tanto impasto questo che mi avanza, quindi farò varie cose con questo impasto. Adesso lo lascio lì mezz'oretta a riposare, dopodiché lo lavoro ancora un pochino e farò varie cose. Una cosa che voglio fare è il calzone, la specie di calzone, che ne so, farò un grande pezzo rotondo che poi farcirò con mozzarella, pomodoro, origano, olio, un po' di aglio, ma sì, un po' di aglio, sale, pepe, basta, niente altro. Così, così, proviamo. Cazzo esce, non lo so, proviamo. Fiamma veramente bassissima, bassissima, quindi una cottura molto lunga, molto lenta, per non bruciarlo e riuscire a cuocerlo comunque all'interno, beh che non c'è molto da cuocere, a parte la pasta. Pomodoro, mozzarella, un po' di capri, ci butto anche, ecco, anche un po' di capri. Poi, sicuramente, visto che è una bella pagnottona, un bel pallone, bello grosso, sicuramente mi avanza un po' di materiale e cosa faccio? Lo faccio più fine possibile, dei dischetti piccoli. Ci aggiungo dentro nella pasta, direttamente, per fare prima, del rosmarino. Voglio fare la schiacciatina, quindi caricherò un po' di olio, sale grosso. Voglio fare delle schiacciatine, perché? Perché io amo la schiacciatina a Milano, cazzo, pure nel tè. Giuro, nel tè o nel latte io pucciavo la schiacciatina al rosmarino. Per me la schiacciatina al rosmarino è il boss, il boss. Però vabbè, qua c'ho anche una cipolla che ormai è secca. Vediamo se buttarla dentro nel calzone mia. Boh. Adesso preparo il tutto e poi vedremo da farsi. Ho tagliato della mozzarella. Questa mozzarella comprata si chiama Cheese Boy, che è un blocco di mozzarella, mi costa meno della mozzarella già tagliata. Beh sì, mozzarella, non so dove la fanno. Vabbè, mozzarella, ok. L'ho assaggiata, sa di mozzarella. Qui dentro ci ho messo quella cipolla brutta che avete visto, tutta tagliata fine 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 fine. Due spicchi di aglio molto piccoli, molto fini, molto fini. Mozzarella e questo. Questa è una cosa che io non ho mai comprato prima. Mai. Pasta di pomodoro. Devo dire che, minchia, è buonissima, ve lo giuro. Ha un sapore, oh, fantastico. Pomodorino un po' dolce, tipo, come se fosse una passata di ciliegino, una roba così. Ne metto ancora un po', ne metto ancora un po'.
Basta, il resto lo metto in frigo. Adesso qua ci aggiungerò sale, pepe e origano, abbondante origano. E questo sarà il ripieno per il nostro finto calzone. Benissimo, ok, ci siamo. La pasta è diventata gigante rispetto a prima. Quindi il lievito ha fatto il suo lavoro. Benissimo, abbiamo una bella pasta solida, elastica, non si appiccica alle mani, perfetta direi. Le dosi non me le sto a dare perché io faccio a occhio, quindi in base a quanta farina c'è metto abbastanza sale a occhio. Metto abbastanza olio ad occhio, abbondo, con l'olio extravergine io abbondo. Bene, abbiamo ottenuto la pasta che non si appiccica alle dita, pochino, ma proprio poco. Adesso la metto da parte e voglio ricavare da questa un disco di pasta. Adesso la lavoro un attimino con la mano per ottenere un disco di pasta che poi farciremo con questa roba qua, di mozzarella soprattutto. Non ci ho messo il grana, non ce l'ho messo anche se ci starebbe e ce l'ho lì a fare un cazzo. Ok, adesso la lavoro con questa che ho lavato. Voglio tenere un qualcosa di abbastanza fine perché cuocendo in padella, se non è fine, rimane cruda. Il più è fine, meglio è. Fare delle specie di panzerotti in padella, ecco. Di calzoni, panzerotti in padella. Magari dopo ci aggiungo dei funghi a questa roba qua, ne faccio uno normale e uno con dei funghi sott'olio. C'è da lavorarci un po', va bene. Non mi interessa avere una forma perfetta, proprio per un cazzo mi interessa. Un attimo che butto un po' di farina. Io non sono pizzaiolo, io sono un tecnico qualificato in tre settori, sono meccanico, esperto in motori e preparatore, oltre che disegnatore CAD, quindi non è proprio il mio lavoro questo, ma non è detto che non lo so fare. Certo, non bene rispetto a dei professionisti, ma non me ne frega un cazzo. Ecco qua, abbiamo ottenuto un bel disco abbastanza grande. Ora ci metto il ripieno. Non voglio esagerare perché dal pezzo di pasta che ho ne posso fare molti, quindi non usiamo neanche metà. Meno di metà. Sarà molto molto filante. Ecco, già ne ho usato troppo. Aspetta, ne tolgo un po'. Sarà molto filante. Questo pomodoro è buonissimo. Questa mozzarella che ho messo è molto filante. Lo chiudo così. Lo chiudo così. A cazzo. A cazzo, ma proprio a cazzo, eh. Una chiusura molto a cazzo. Sigilliamo dove è uscito un po' di pomodoro. Sì, l'ho sbattuto un po' troppo, era meglio che non lo sbattevo così forte. Va bene, abbiamo fatto il primo panzerotto, diciamo, no? Il primo calzone, chiamiamolo così. Adesso lo metto a cuocere e poi dopo faccio il resto. Okay.
zona pulita le mani e andiamo a cuocerlo. Quindi ho qua la padella che ho bagnato di olio, non è ancora calda, aspettiamo un attimo. L'ho appena accesa, quindi aspettiamo un attimino, aspetta che prendo il pennello. Ecco qua il pennello, diamo una passatina così, il pennello in silicone, diamo una passatina alla buona alla padella, aspettiamo un attimo che fa un po' calda, ma già devo dire che sta lavorando, questa è una padella abbastanza veloce, va bene. Mettiamo il nostro calzone, o come lo volete chiamare voi, dentro qua nella padella, lo copro con il coperchio e abbasso la fiamma proprio al minimo, deve essere al minimo o anche meno del minimo. Adesso la prima botta gliela do così al minimo, ma poi dopo abbasserò ancora di più la fiamma. Adesso lasciamolo qua e continuiamo a farne un altro di là. Ecco qua, siamo pronti di nuovo sul nostro piano di appoggio. Metto un po' di farina. Prendo la pasta, è tanta, è davvero tanta questa, eh? Si è anche montata ancora di più dal momento in cui l'ho lasciata lì, è diventata ancora di più. Ne prendo un altro pezzo, che è un po' troppo forse, ancora meno, va bene, e lo espandiamo come ho fatto con l'altra. Diciamo questi piccoli panzerotti, questi piccoli calzoni da fare in padella. È un esperimento, eh? Non l'ho mai fatto prima, ragazzi, quindi abbiate pazienza e non siate presuntuosi perché non è il mio lavoro, insomma, sto cercando di fare qualcosa che non ho mai fatto prima e di farlo in maniera più logica possibile, ma non è il mio lavoro, ripeto. Quindi viene come viene, l'importante è che è buono, insomma, perché qua nelle Filippine perché non uso il forno? Tanti vi chiederete perché non uso il forno, perché qua la corrente elettrica costa un botto, io ho fatto 2 o 3 volte la pizza del cazzo, quella lì, Catarì, e mi è costato un capitale di corrente elettrica che sto cercando di abbassare il più possibile. Perché? Perché qua il gas, rispetto a voi in Italia, che siete con i cazzi con la Russia, qua il gas costa poco, quindi mi conviene farlo a gas. Se non avete capito, qua il gas costa una cazzata, davvero poco. Quanto costa il gas? Paolo Robi, quanto costa il gas nelle Filippine? Dunque, una intera bombola da 11 litri, quindi né piccola né grande, media, costa 1500 peso, compreso la ricarica interna del gas. 1500 peso sono 20 euro, 23, 24 euro. Bombola compresa, nuova, in metallo. No, non penso che da voi costi così. Penso che da voi in Italia paghereste solamente 25 euro alla carica del gas, senza la bombola. Quindi direi che qua nelle Filippine si vive abbastanza bene, un po' meglio rispetto a certi punti di vista, un po' meno rispetto ad altri. Poi dipende. Cosa stai cercando? Io preferisco stare qua che regalare i soldi allo Stato o comunque ai parlamentari italiani che non fanno un cazzo, non sistemano l'Italia che va sempre più a puttane. Detto papele, papele. Benissimo, ho ottenuto la mia pasta sfoglia, abbastanza sottile, devo dire, sembra quasi una margaritas, una, non una margarita, una
La messicana che a me piace molto, infatti dopo la facciamo, adesso mettiamo il resto qua del pomodoro, ok, l'abbiamo pomodorata, questo pomodoro non è italiano, non so da dove cazzo arriva, ma dello sicuro c'è un profumo, la Madonna cazzo, fottutamente buono, sembra quasi che abbiano già messo all'interno del basilico, è cazzo molto buono. Cazzo molto buono. E adesso gli facciamo una bella modifica. C'è qua dei funghi sott'olio, è un misto di funghi vari, sia champignon, sia porcini, sia altri funghi. Molto oleoso, devo dire. Quindi lasciamo sgocciolare ancora un po' perché è proprio molto oleoso. Ok, va bene così. Molto oleoso, ho oleato un po' tutto. Adesso lo meschiamo un po'. Quindi questa sarà con i funghi. Pomodoro, mozzarella e funghi. E un po' troppo olio, vabbè, pazienza. Oh, ragazzi, io non sono chef, quindi dovete avere un po' di pazienza con me, eh. Bene, adesso la martelliamo. Diamo una picchiettina qua, qua c'è un buco che chiudiamo, ok, e poi risvoltiamo a risvoltare tutto, gira 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 gira, anche due o tre giri dovete fare, pressare bene, se il sugo non arriva sulla parte esterna, sul bordo, è meglio perché tende a non appiccicare più una volta che c'è sugo, quindi se prestate un po' più di attenzione a questa cosa è meglio. Bene, ho fatto il mio panzerotto, chiamiamolo così, metto un po' di farina per asciugarlo. Qua è uscito un po' di olio qua, vabbè, pazienza. Mettiamo un po' di farina in più qua. Va bene, adesso andiamo lì dove sto cucinando l'altro, perché l'altro va girato, sicuramente ora è quasi cotto. Va girato. E va bene, questo è il secondo. Benissimo, adesso sta andando da un bel po' oramai. È uscito molto sugo. Possiamo appiccicarci sopra la spatola, sento un profumo incredibile. Bruciamo quel sugo che è uscito, l'ho chiusa male probabilmente, ma non avete idea del profumo che sta uscendo. Vi ricordo che qua nelle Filippine la mozzarella costa un mucchio di soldi, costa più che in Italia. E non è come in Italia, vuol dire che con 2 euro ho comprato quel blocco che avete visto, che ho dovuto tagliare io col coltello, e non è come la mozzarella fresca italiana. Invitante comunque, un buon odore, sento proprio sprigionare un bel profumo da questa roba qua, che qua nelle Filippine questo non lo trovate. O andate in un ristorante italiano, o non lo trovate. Se volete un ristorante italiano, o aspettate che faccio io il food truck che magari vendo sta roba, o andate da Giovanni Danza qua a Nasugbu, ristorante italiano, che lui sicuramente ne sa più di me. Mangiare è ottimo, è proprio vero italiano, non come molti finti ristoranti italiani qua nelle Filippine che dicono che fa, cioè, che non è vera cucina italiana, invece da lui è vera cucina italiana, Giovanni Danza Nasugbu, ok? Real Restaurant Italian Food, ok? Faccio un po' di pubblicità al mio amico Giovanni Danza, do un'altra giratina.
qua è duro, qua non è duro, e allora deve andare ancora un bel po' così. Rimettiamo il coperchio e aspettiamo ancora un 3-4 minuti coperto, poi buttiamo dentro questa che adesso l'ho bucata col coperchio perché ce l'ho appoggiato sopra. L'ho bucata e continuo a bucarla. Uscirà sicuramente tutto da qua. Mettiamoci un po' di farina. Niente, è bucatissima, l'ho proprio bucata di brutto. Vabbè, pazienza, uscirà, chi se ne frega. Non mi interessa, tanto è buono lo stesso. Quindi la devo mangiare, non la devo vendere. È roba che preparo per me. Se la devo vendere, questo è un errore, va bene, ok? Pazienza. Pazienza. Quindi sta uscendo, anche lì. Gli do una girata così si appiccica. Adesso è duro. Bene, direi che questa è pronta. Adesso prendo un vassoio e la metto su. Ecco qua il vassoio, in mano alla telecamera faccio fatica un attimo che l'appoggio. Quindi un'altra giratina per appiccicare un po' di sugo che è uscito. Benissimo, questa è pronta. E questa la mettiamo lì. Benissimo, adesso tolgo questo perché adesso andiamo a fare le schiacciatine al rosmarino. E questa la lasciamo cuocere. Mettiamo il coperchio. Brutta a vedersi, ma vi assicuro che sarà buonissima, il filante. Mettiamo un po' di farina, che siamo agli sgoccioli con la farina. Pochino, quella che è avanzata, gli do una lavorata perché si è gonfiata ancora, si è gonfiata ancora. Rendiamola un po' più elastica, un po' più lavorabile, e poi la separo a metà, più o meno uguali, va bene. Una la rimetto lì e questa la lavoro un po' a mano, ma soprattutto ci metto questo, il rosmarino italiano, rosmarino, gliene metto un bel po', lo metto praticamente sul piano perché poi tanto la impasto, deve sapere proprio di rosmarino, deve esserci all'interno in maniera allucinante, deve sapere proprio di rosmarino, se no non è fatta come dico io, deve sapere proprio di rosmarino, ce n'è un bel po', ma non basta, adesso ne aggiungo ancora un po'. Voglio la schiacciatina al rosmarino. Ok. Ancora, perché non si vede proprio, deve proprio sapere fottutamente tanto di rosmarino, se no non ha senso. Deve essere una schiacciatina al rosmarino. Ok. Adesso devo dire che ce n'è dentro davvero tanto di rosmarino, quindi quando la mordi saprà cazzo di rosmarino. Con la bottiglia la schiacciamo. Non deve essere troppo fine, eh. Deve essere almeno un centimetro, più o meno. È venuta lo schifo, è venuta lo schifo. Ecco, non è un centimetro, non è neanche uguale dappertutto. Ci vuole un po' di farina. Va praticamente bene. Ok, abbiamo qua una schiacciatina. Eccola qua, adesso prendo un piatto per metterla lì. Ecco qua il piatto per metterla a posto. Ci mettiamo un po' di farina, così non si appiccica. Ecco
ecco qua la nostra schiacciatina, ci metto ancora un po' di farina sopra perché adesso ne facciamo un'altra e ce l'appoggio sopra. Benissimo, ecco qua l'impasto che è avanzato dell'altro. Lo lavoro un po' così a cazzo con le mani e ci sparo una marea di rosmarino anche in questo. Molto rosmarino. Adesso lo lavoro un po' per spargerlo in giro nella pasta. Benissimo. Ora lo schiaccio, un po' di farina, giro e ancora un po' di farina. Ok, non è una forma perfetta, tonda, ma non ce ne frega un cazzo, perché l'importante è la riuscita delle idee, la bontà, l'importante è la bontà. Benissimo, ecco qua, va bene così, ci metto su un po' di farina, anche un po' di qua, l'importante è che è fine. L'altra è venuta decisamente meglio, questa chi se ne frega. Andiamo a cuocere. Nel frattempo avevo girato questo. Che si è gonfiato, si è bruciato molto di qua. È bello duro. Invece qua è ancora molle, quindi questo deve andare ancora un bel po', poi dopo metteremo dentro la schiacciatina al rosmarino che cuocerà molto velocemente rispetto a questo. Questo per esempio è più farcito di quello e quindi ci vorrà più tempo. Lo copro nuovamente. Tra poco veniamo a girarlo ancora, a muoverlo ancora. Dato che ho fame, taglierò questa e l'assaggiamo insieme. Vediamo com'è venuta, adesso la tagliamo e ne assaggio un pezzettino. Bella farcita, bella carica. Wow, molto saporita, molto buona. Il pomodoro che ho usato, quello lì della scatoletta che non ho mai usato prima, che è roba che gira da ste parti, è molto buono, molto saporito. Scotta come il fuoco, mi sono scottato il pollicione, la mozzarella non vale molto, non è filante come quella italiana, però devo dire che nell'insieme è molto buono. Mi sembra di mangiare un calzone farcito. Non male. Assolutamente non male. Molto più buono di qualsiasi pizza voi qua potrete comprare lungo la strada, perché non è una vera pizza, questa sì. Ok, molto saporito.
L'origano si sente forte. Ne ho messo un bel po'. Volutamente. Wow. Direi obiettivo raggiunto. Cioè, mi ha mangiato la pizza, quindi la pasta è buona, il ripieno è ottimo, bollente. Wow, molto buono ragazzi, molto buono. Un piatto veloce da fare anche a casa, cioè è veloce. Hai visto, no? Adesso andiamo a girare l'altra. Devo dire comunque che bruciato non si nota, questa l'ho appena girata, da così a così. E dai, una schiacciatina. Devo dire molto buona, molto profumata anche lei. Ho tolto quella che è già cotta. E adesso mettiamo dentro queste con il rosmarino. Va bene, facciamo così. E adesso cuociamo queste che ci metteranno davvero poco a cuocersi, ma saranno buonissime una volta cotte. Diciamo che è una specie di cacciatina al rosmarino. Dovrei metterci un po' più di olio in più, anzi adesso ce lo mettiamo. Ecco qua, questo de cecco, qualche goccia qua e là, va bene così, anche perché poi la devo girare, quindi andrà a perdersi. Aspetta, lo spalmo un po' così. Guarda che fa le bolle, sta facendo le bolle. Subito una girata, guardate che bel colore. Li mettiamo anche qua un bel po' di olio di quello buono italiano, che qua non si trova, qua nelle Filippine è una rarità, non lo trovi mai, ma neanche morto, neanche se piangi in giapponese lo vai a trovare questa cosa qua. Prendiamo, si sta gonfiando. Questa sarà tipo una focaccia. Questa è una focaccia al rosmarino praticamente. Sarà buonissima. Ci vuole un po' di sale sopra e adesso ce lo mettiamo. Più è salata sta roba, più è buona. La focaccia deve essere salata. Eccola qua, guarda che bella che è. Bellissima. Morbida, ma già durina. Ci vuole un po' di pazienza, va bene, ok, non è che la roba viene cotta subito. Mamma mia, che profumo che fa, si sente tutto il rosmarino, si sente alla grande il rosmarino. Questa spaccherà veramente il culo. Anzi, alzo un po' la fiamma. Voglio abbrustolirla all'esterno e lasciarla morbida un po' all'interno. Quindi ho alzato la fiamma volutamente. Queste cose ragazzi sono ottime qua perché semplicemente per il fatto che poi la butto in microonde e la butto in frigo, in congelatore, e la faccio congelare, e quando voglio mangiare qualcosa di sfizioso, veloce, senza troppi sbatti, la tiro fuori dal congelatore,
la metto nel microonde e in un lampo è pronta, cotta da gnammi gnammi. In Italia io non ho mai fatto queste cose perché in Italia vai dal panettiere, eccetera. Bah, io vi consiglio di imparare a fare queste cose. Primo è divertente, secondo risparmi un mucchio di soldi, un mucchio, ti costa fottutamente di meno. Terzo, la fai tu come piace a te. Va un po' a gusti anche, eh. Non avete idea, io sento un profumo della Madonna di rosmarino. Proprio di focaccia al rosmarino, davvero buono. Guarda, qua è già dura, qua è già dura, qua ancora no. Allora lasciamolo ancora un attimino così col coperchio, un po' bruciacchiata, vabbè, pazienza, devo togliere un attimino prima. Comunque adesso è cotta benissimo, la togliamo. Quindi abbiamo messo un po' di olio, sta facendo una bolla incredibile. Ci mettiamo un bel po' di sale, la giro subito, visto che sta facendo quella bolla lì. La schiaccio un po'. Ci metto un po' di olio anche da questa parte, sempre olio de cecco, buonissimo, buonissimo, perché qua è una rarità, qua non c'è, qua non lo trovi, qua l'olio non vale un cazzo, non sa di un cazzo, benissimo. Questa cuoce sembra più velocemente, forse anche perché l'ho tirata un po' più fine dell'altra, più grande, un po' più fine. Bene, spengo perché tanto è tutto caldo e questa è già cotta. Questa ha fatto molto più veloce dell'altra. Benissimo, è cotta, è stracotta. Qua abbiamo realizzato le nostre i nostri panzerotti o calzoni, vedete un po' voi. Quello lì con i funghi lo mangio domani, non lo sto ad aprire adesso. Quindi portiamo via i nostri risultati che lascio qua a raffreddare e poi li metterò in frigo per mangiarli domani. Quindi le nostre schiacciatine al rosmarino, mamma mia che profumo che fanno, davvero ottimo il profumo. Più questo qua, una specie di calzone a pomodoro, mozzarella e funghi, benissimo. Lasciamo qua a raffreddare che poi li metto in frigo. Per questo video è tutto, se non l'hai fatto iscriviti al canale cliccando qua Power Robby, che ci sono sempre soluzioni e cose interessanti da vedere. Grazie per la visione. Al prossimo video. Paolo Robi, Filippine.